Ciao a tutti, sono Riccardo Merelli, sono un life coach, ho 33 anni e quest'oggi parleremo di quello che puoi fare, ma soprattutto non puoi fare con un coach, perlomeno con un coach che abbia fatto in particolare la mia stessa scuola. Era da tanto che pensavo di farlo, ma non sono stato un bravo coach di me stesso, ho procrastinato e in più ho anche avuto problemi vocali, verbali, di espressione non completamente risolti. Ma veniamo al video. Questa elencazione è un tipo di elencazione che facevo sempre fatica a ricordare, fino a che qualche giorno fa non mi è arrivata questa email, da cui prenderò spunto, riferimento, facendo ovviamente mio il discorso. Mi sto tagliando la testa, aspettate. Bene, così direi che va meglio. Quindi prendiamo la newsletter di riferimento e spieghiamo cosa si può fare e cosa no. In particolare cosa io ho approfondito e cosa no. Allora, noi possiamo lavorare su autostima, talento e potenziale, gestione del tempo, ricerca del lavoro giusto per te e quello in cui mi rispecchio di meno perché per età ed esperienza lavorativa ho lavorato poco, però è giusto ricordare che esistono i coach di carriera. Semplificazione della tua vita, miglioramento delle tue relazioni, e qui si va un po' più nel mio campo perché io ho fatto un approfondimento prima di iniziare il tirocinio proprio in coaching delle relazioni. Comunicazione efficace e assertività, sì, lo possiamo fare. Self-care e benessere, lo possiamo fare. Quali sono invece i temi su cui un bravo coach non deve lavorare? Dipendenze, quindi sostanze alcoliche, zuccherini particolari che su YouTube non si possono nominare, elaborazione di traumi, elaborazione di lutti, disordini alimentari, scioglimento di nodi del passato. I nodi del passato è in realtà un esercizio di passaggio che è contemplato nel mio percorso di coaching, o perlomeno in questo primo anno di attività sto ancora utilizzando, ma è un esercizio trattato in modo particolare rispetto agli altri, perché io non vi chiederò l'esito di questo esercizio nello specifico. Vi chiederò soltanto com'è andata e se c'è qualcosa di questo esercizio che risuona, è più facile che possa, che debba essere oggetto di una terapia psicologica, che non è la stessa cosa del coaching. Quindi, quando mi chiedete tipo uno psicologo, ci sono delle differenze. Prima fra tutte, quella che mi viene in mente è la lunghezza del percorso, che a seconda del numero degli incontri, diciamo che possiamo aggirarci intorno ai 3-6 mesi totali, non di più. La terapia psicologica ha altre tempistiche di cui non mi occupo e non ci occuperemo in questo video. Spero che questo breve video, quante volte sto dicendo video, vi sia piaciuto, vi sia tornato utile e vi ricordo che se volete iniziare un percorso con me tramite chiamata gratuita di prova di 20 minuti potete contattarmi su tutti i miei social. Ciao, grazie.